Simone Spadino, 12 anni di potenza, un giovanissimo violinista, un vero e proprio talento. Io ho incominciato a studiare violino all'età di 3 anni, sotto la guida di papà. Sono entrato poi successivamente in conservatorio dopo diversi anni di studio all'età di 7 anni e ho incominciato a conoscere grandi violinisti quali il maestro Vadim Brosky, un violinista russo con cui oggi studio. Infatti di solito vado a Varsavia e ogni mese partecipo a una masterclass a Roma. Simone, dicevamo, un grande talento, ma anche perché nel suo DNA la musica c'è, perché sia la mamma che il papà sono dei musicisti. Sì, certo. Io ho dedicato, come del resto mio marito, la vita alla musica e continuiamo del resto, sia per seguire lui, sia per impegni professionali, insomma, perché io comunque approfondisco gli studi così sul clavicembalo, mio marito comunque è la viola di Concerto Italiano, uno dei più importanti gruppi barocchi europei. Di fatto sono un insegnante di violino, quest'anno sono presso la scuola media Sinisgalli di Potenza. Di fatto la mia grossa passione è la musica barocca, per la quale è una vita che gli sto dietro, è impegnato. Ho la fortuna di collaborare con diversi gruppi europei, in primis il Concerto Italiano diretta dal maestro Rinaldo Alessandrini, gruppo con il quale siamo in giro fortunatamente per il mondo. Naturalmente dietro a tantissimi concerti, dietro a qualsiasi manifestazione a cui io partecipo, ci sono diverse tante ore di lavoro e sto con il violino in mano a studiare passi difficili e meno difficili di vari pezzi. Quali sono gli autori che prediligi? Nel corso di questi studi ho conosciuto vari autori, da Vivaldi, Mozart, Bruck, il concerto che ho suonato, e preferisco appunto autori più moderni, dell'età romantica, come appunto Bruck, Mendelssohn, Saint-Saëns e Tchaikovsky.